che lo spettatore vedrà, né più né meno. Non mando messaggi, non ho delle idee per salvare il mondo, non ho nessuna pretesa di questo genere, comunico quello che vedono, no? Mi piacerebbe provocare in chi guarda una certa emozione, un certo tipo di emozione, ovviamente, come l'ho provata io nel momento in cui facevo questi lavori. Questo mio nero vive in quanto c'è la luce, cioè la luce è fondamentale per questi lavori, perché a secondo della provenienza della fonte luminosa cambiano completamente, diventano diversi, cambiano la forma, cambiano la profondità. La luce a volte si inserisce in queste scanalature, negli spazi vuoti, altre volte viene rigettata. Per cui lo trovo affascinante, insomma, e poi nonostante sia un unico colore, ma io riesco a dargli sfumature completamente diverse fino a ottenere una gamma che arriva addirittura a 100 tonalità di nero. È un colore difficile da rappresentare, però io lo trovo affascinante, no? Lo trovo sofisticato, lo trovo pieno di implicazioni, è un colore molto rigoroso. Posso dire che una mi intriga di più, per esempio questa che ha dei bagliori argentati, mi piace per questo movimento che crea, quello dei gusci d'uovo, che ho cercato di fare questi gusci facendoli sembrare di ferro, invece è guscio vero e più cartapesta. Ognuno di questi lavori ha qualche cosa che mi attira. Un quadro non rappresenta, è, non rappresenta nulla, è se stesso, è quello che si vede.